Ciao ragazzi, il vostro Xiderone qui anche oggi con voi per farvi vedere un nuovo deck di Clash Royale. Ieri abbiamo visto il deck Gran Cavaliere che vi è piaciuto tantissimo. Abbiamo fatto 3 partite devastanti, un deck che ha comunque una percentuale di win rate altissima, quindi un attimo da capire, ma poi è devastante. Oggi invece voglio darvi un'altra chance di vincere le vostre partite proponendovi questo deck che sfrutta la combo più classica e leggendaria di Clash Royale, il Double Prince Giant. Che cosa vuol dire? Che come avete ben capito, qui abbiamo come attacco un tank che è il gigante che verrà supportato dai due principi. Il tutto condito con 2 spell, una zap e la fireball e le truppe di supporto aereo, quindi mago elettrico e mega sgherro e il miner che invece ci servirà un pochettino come mina vagante, diciamo, per deviare i suoi attacchi, per andare a togliere magari quelle truppe insidiose. Proviamolo subito in arena. Siamo contro Yang In Sun del clan Club Yongel. Abbiamo già il giant, quindi possiamo aprire a sinistra. Lui gioca subito un miner. Noi andiamo un attimo a counterare prima il suo Goblin Cerbottaniere, poi Principe Nero che torna indietro. Vediamo se riusciamo con l'attacco noi. Miner anche per noi. La torre infatti locca appunto il nostro miner e il Principe Nero. Vediamo se riusciamo a togliere con la zap questi suoi pipistrelli. Peccato perché quella struttura ci dà abbastanza fastidio. Lui missa il tronco e noi possiamo comunque sfruttare l'attacco in carica del principe che, come vedete, ha fatto un danno importante alla sua torre di destra. Attenzione perché quando gioca le strutture il nostro avversario, noi abbiamo per forza la necessità di sfruttare a questo punto l'attacco dei due principi invece che quello del gigante. Di nuovo gigante, apriamo. Lui va nuovamente con il miner, io qui cambio tutto ed è un mago elettrico. Vediamo se riusciamo a partire noi il fulmine del mago elettrico. Fa un retarget della torre sul mio miner e qui abbiamo l'obbligo di entrare e di pulire subito per capire se riusciamo in qualche modo a racimolare un attacco del nostro giant. Lui gioca una consegna royale, quindi il mega sgherro in realtà non potrà fare molto, forse solo un attacco alla torre. No, neanche quello. Abbiamo comunque danneggiato con il mago elettrico la sua torre di destra, quindi va benissimo ragazzi fare anche i chip damage, quindi non per forza l'attacco principale con il giant. Riapriamo di nuovo gigante, pronti al suo goblin cerbottaniere che non sembra arrivare. Sono stato io un po' tardivo qui. Vediamo se riusciamo ad anticipargli l'attacco. Intanto fermiamo il cerbottaniere. Quello mi interessa. Quello mi interessa. Attenzione anche i pipistrelli, appena si spostano andiamo a zapparli tutti. I pipistrelli che possono essere veramente molto 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 infami. Stesso discorso di prima, lui riesce a ciclare molto bene, molto molto bene. Via la struttura principe che purtroppo impatta malissimo e non poteva fare nulla. Andiamo nuovamente, sì. Andiamo a sfruttare il nostro mago elettrico per togliere sia i suoi pipistrelli che il suo goblin cerbottaniere. E qui possiamo a questo punto andare con un attacco diverso. Il nostro mago ha fatto malissimo anche alla sua torre e abbiamo il principe nero che parte in aiuto alla fireball che ha agganciato proprio sia la torre sua che la torre bombardiera. Pronti alla ripartenza, di nuovo miner, la zap sui pipistrelli, il miner per andare a spingere 1130, lui dovrebbe giocare di nuovo la torre. Pronti a fare un doppio attacco, peccato che non abbiamo preso il... Sì che invece l'abbiamo preso di fortuna il cerbottaniere. Qui potremmo tentare un super cycle. Vediamo se ci viene. Andiamo a spingere un pochettino. Andiamo a spingere un pochettino. Una zap sulla torre ce la porta a 77. Un miner davanti che appunto vi dicevo serviva per deviare. Miner anche per lui sbaglia tutto. Miner che locca la torre. Miner che ci porta alla vittoria. Molto molto bene. Si vedrà spesso e volentieri con questo deck il miner che vi servirà per fare gli ultimi danni alla torre, come è successo adesso in combo con gli spell. Quindi tenete anche in considerazione l'utilizzo degli spell con il miner. Apriamo subito con il mega sgherro contro il signor Sir Pereira del Team Rocket addirittura.
a questo punto andiamo. Io sono uno che non ama regalare l'Isir all'avversario, quindi se posso giocare gioco. Allora, ok. Purtroppo il drago inferno, se non è zenta... Ok. Qui vediamo se il ci aiuta. Non ci aiuta. Qua farà malissimo, ragazzi. Io qua ve lo dico, qua farà malissimo. Sì, abbiamo perso. Bravissimo lui. Ho giocato male il nostro mago elettrico e ci è costata la partita. Ci sta. Bravo. Questo è un errore mio. Ci sta. Vediamo se riusciamo in qualche modo a fare un comeback, ma la vedo veramente difficilissima. Non utilizza proprio un deck complicato, ma comebackare da questa situazione a 1 minuto e 57 è come chiedere un miracolo alla Madonna di Lourdes. Allora, infatti lui è già full elisir, lo immaginavo. Allora, ragioniamo perché abbiamo disponibile un attacco. Giant. Abbiamo il mago elettrico che countera bene, eh? Principe nero. Eccolo lì il suo drago inferno. Il principe nero spinge il gigante. Mago elettrico. Il problema... Ti prego, retarget! Ok. Non era l'attacco che mi aspettavo. Qualcosa abbiamo combinato. Niente di che. Il drago inferno, se giocato bene, è micidiale, ragazzi. È micidiale, una potenza incredibile. Però andiamo al 2 per adesso, attenzione. Come sempre, non regaliamo elisir. Togliamo i suoi maiali. Ok. Forza. So che lui vuole giocare il... Eccolo lì il gran cavaliere. Forza con retarget. No, non ce la faccio. GG, bravo. Grand deck. Bravo. Ci sta. Era... Abbo table. Non potevo fare proprio nulla. Bravo, molto bravo. Deck molto interessante anche il suo. Me lo guardo, ragazzi, e magari ve lo riporto. Va bene. 1-1. Ci sta. Qui era veramente impossibile fare qualsiasi cosa, perché nel momento in cui io ho perso la torre di destra, ho perso la partita, perché il Gran Cavaliere ovviamente viene utilizzato per andare a counterare l'unica carta che mi poteva servire a counterare l'attacco del Drago Inferno, che era ovviamente il Mago Elettrico. Non è un problema, ripartiamo a sinistra con il Giant, non si vincono tutte le partite su Clash. Rukus on, nessun clan. Lui gioca un'altra carta molto infame. Gli scaricuccioli. Principe dietro. Andiamo col miner. Stregone elettrico dietro adesso. Dovrebbe aiutarci. Forza stregone. Eccolo. Vabbè. Niente, un altro gran cavaliere. Il gran cavaliere è devastante. Ha giocato anche il barile barbarico. E addirittura guardate come gli si apre la capanna goblin. Che ci obbliga ovviamente a zappare. Ma ancora una situazione che potrebbe diventare complicata. Voglio provare a fare una nuova combo. Sfruttiamo l'attacco in carica dei principi in combo con il miner. Dovremmo riuscire a far lockare il miner e a far entrare entrambi i principi. Fuorilegge per lui. Dobbiamo counterare. Per forza, difesa sulla destra. Fireball. Perfetta questa fireball. Sembra buona. Sì, vanno via gli scaricuccioli. L'importante è che quello non locca. Macchina volante, un'altra carta abbastanza scomoda per noi. Vediamo se riesce a fare addirittura la carica al principe. E no, non attacca. Peccato. Lasciamo entrare la macchina volante. Mega sgherro per aiutarci con la torre. Partiamo con il miner. Un attacco un po' così. Per vedere cosa fa lui. Andiamo anche noi a spingere un attimo. Fuori legge. Va benissimo questa fuorilegge, l'ha giocata molto male. Ci ha permesso di avere un vantaggio importante, abbiamo fatto molto male con il miner. Principe nero sulla destra.
Scaricuccioli di nuovo. Non li ha giocati molto bene. Attenzione al suo gran cavaliere, dobbiamo caricare. Lui gioca al gran cavaliere adesso, eccolo infatti. A noi interessa più che altro a questo punto il danno con il miner, la strega madre. Vediamo di andare a palla a focarli insieme alla torre. Vai, 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 molto bene, molto bene, molto bene ragazzi. Miner devastante di nuovo per la seconda volta. Mega Sgarro ancora dentro, obblighiamolo ad andare a giocare più truppe di quante gliene servono per la difesa. Via la macchina volante, via la macchina volante. Io qua giocherei davanti un principe per evitare il salto del gran cavaliere. E di nuovo Miner sulla destra, andiamo a dar fastidio, andiamo a dar fastidio. Perfetto, perfetto, perfetto. Sotto con la fireball sulla fuorilegge, l'ha giocata ancora molto male lui. 2-19, 171, se riusciamo a fare un buon cycle, è fatta. Non facciamogli fare nulla. Fermiamo tutto, cicliamo e andiamo a chiuderla. Ve l'ho detto ragazzi, non demordete. A questo punto qui sono obbligato a giocare un miner mega corto. Non può scattare il suo gran cavaliere, non può scattare il suo gran cavaliere. Non possiamo assolutamente farlo entrare, serve completamente il supporto della nostra torre su tutte le sue truppe. Continuiamo a giocare alle truppe, continuiamo a difendere, continuiamo a difendere. Va bene, va bene, va bene, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. Fireball, fireball, let's go. Bene, 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 bene. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che cavolo è successo in questa partita. Mai demordere ragazzi, non mollate, sfruttate anche la combo del Double Prince con il Miner. Se vedete che lui non ha strutture, invece mandate avanti il Giant. Attenzione che, come avete visto, quando ha le strutture o usate il Mega Sgarro, ma se ha il Gran Cavaliere potrebbe essere difficile. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo deck, a me personalmente ha divertito tantissimo. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, lasciate un vostro commento, noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!